Buonasera, siamo con Enrico Galasso, la partita è finita da qualche secondo, un esordio di questo Porto Corallo, 1-0 col Castiadas. Mi sembra che i guanti di Tommaso, made in Sardegna, ti abbiano portato fortuna, Enrico, cosa ne dici? Sono tutti i guanti, no, a parte gli scherzi, sto allenando bene con Mancini, ci ho trovato bene, niente, stiamo allenando, siamo 2 settimane, però c'è ancora tanto da fare. Senti Enrico, una partita che è iniziata un po' in sordina, non c'era il gran caldo, ma comunque la preparazione delle gambe si faceva sentire, poi avete preso un po' il sopravvento sino al gol sul rigore di Iba e poi non avete rischiato niente. Tu hai dimostrato una sicurezza eccezionale nel primo tempo, ribadita anche nel secondo. Cosa ne dici di questa prima gara dei tuoi compagni? Stiamo allenando tutti assieme, la mia sicurezza è dovuta agli allenamenti con Paolo. E poi sì, le gambe erano pesanti dopo 2 settimane di allenamenti, il caldo lo stesso, però la squadra ha reagito bene, si è vista in campo. Vi mancava qualcosa, Meloni però, che dà un po' di geometria a centrocampo, chi l'ha sostituito non si è fatto rimpiangere. Avete giocato con un tridente, ribadito anche al secondo tempo dall'ingresso di Nuvoli, un'ottima intesa Ferreira-Iba. Eh sì, è una bella coppa, ma anche Fabio non scherza. No, la squadra secondo me abbiamo vinto, perciò la squadra era messa bene, poi i cambi li decide il mister, il cambio è stato azzeccato perché è partito da Fabio, però penso che la squadra sia forte sia in panchina che in campo. Senti Rico, parliamo di questi giovani, ha avuto la felicità di fare il suo esordio anche Di Martino, che conosciamo benissimo, un ragazzo della Sigma, ha messo il suo zampino nel secondo tempo, un'invenzione di fuoriquota che sta facendo bene al calcio dilettantistico. Assolutamente, anche se molti sono contrari, ma secondo me può andare, diciamo. Devono essere valide con la testa giusta, altrimenti questa regola è inutile. E il Porto Corallo pare che ce li abbia, tra l'altro era la prima volta che si registrava questo derby sarrabese, Porto Corallo Castiadas, sì. Solo in amichevole c'era stato il match, diciamo che è andata bene. È stato perfetto, dai. Diciamo, come esordio va più che bene. Allora aspettiamo che la federazione dirami i calendari per capire quando ci rivedremo qui per questo e per gli altri derby che aspettano perfetto. Il Sarrabus. Esatto, perfetto. Ciao Enrico, grazie. Ciao.